La segretaria del PD Alice Line è tornata a Civitavecchia. Grande partecipazione ieri alla CPC, all'incontro organizzato dalla compagnia portuale e dal PD per parlare di diritti sociali e lavoro. Concluso l'iter relativo alla gara per la concessione della nuova darsena traghetti, sarà la Logiport del gruppo Grimaldi a gestire le banchine 27, 28, 29 e 30 del porto di Civitavecchia. Siglato un importante accordo tra l'ASL e Roma 4 e le organizzazioni sindacali di categoria, si parla di medicina specialistica ambulatoriale ed è stato presentato ieri. Secondo incontro sul tema del bullismo e del cyberbullismo l'Istituto Stendhal, nello specifico si è parlato dei rischi che si possono correre in rete con gli studenti molto interessati. Torna in campo il Civitavecchia che domani farà visita alla W3 Maccarese nel ritorno dei quarti di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata serve una vittoria per andare in semifinale. Buonasera dal TRC Giornale, da Raffaele Angeletti. La segretaria del Partito Democratico Alice Line è tornata a Civitavecchia per la seconda volta. Si è tenuto ieri alla CPC un incontro per parlare di diritti sociali e lavoro, che ha visto anche la presenza del commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali Nicola Schmidt. Aula gremita per la presenza della segretaria del Partito Democratico, che ha parlato anche della sfida sull'occupazione che deve vincere Civitavecchia, ma sentiamo le interviste, vediamo. Alice Line torna a Civitavecchia, questa volta la segretaria del Partito Democratico, si parla di diritti sociali ma anche di lavoro, e questa è la sfida da vincere, diciamo, anche per quanto riguarda Civitavecchia, che ha a che fare con la questione Carbon Exit di Torre Valdaliga Nord, in ottica amministrative che stanno per arrivare per la campagna elettorale che è già iniziata praticamente. Assolutamente sì, per il Partito Democratico le priorità sono la giustizia sociale, il lavoro di qualità contro lo sfruttamento e la precarietà e la questione climatica. Queste cose si tengono insieme e sono fondamentali anche per la vita quotidiana di Civitavecchia e della sua gente. Sono molto felice di tornare qui in questa sala, ringrazio la Compagnia dei Portuali che ospita questa riflessione importante con un ospite di grande rilievo, il commissario europeo Nicola Schmidt, che si è tanto battuto in questi anni in Europa per rimettere al centro la dignità del lavoro, il salario minimo, il contrasto alla precarietà, le tutele del lavoro digitale, e non cadono in un momento a caso, lo voglio sottolineare, perché è vergognoso il tentativo che sta facendo il governo di Giorgia Meloni di sfilare dal Parlamento la discussione domani sul salario minimo e sulla proposta unitaria delle opposizioni. Il Parlamento ha il diritto di discutere e di votare quella proposta, stanno cercando di toglierla dal Parlamento, noi domani li costringeremo a votare e a prendere finalmente posizione. Quindi domani si voterà e capiremo davvero se questo governo sta dalla parte di chi lavora e di chi prende 5 euro all'ora o di chi il lavoro lo vuole sfruttare. E parleremo di sicurezza del lavoro, che è una questione che riguarda anche il lavoro portuale. Ma fatemi dire oggi che è uno sbaglio incomprensibile quello di tagliare dal PNRR 504 milioni di euro sulla sicurezza ferroviaria, sul sistema ETS. Era previsto che si riuscisse a coprire con questo sistema di sicurezza attraverso le tecnologie anche digitali 3.400 chilometri, si è deciso di farli scendere a 2.785 con questo taglio di 504 milioni. Così come siamo preoccupati dalla totale assenza di politiche industriali da parte del governo sull'idea che la Panda elettrica venga prodotta in Serbia. È un anno che questo governo è insediato, non abbiamo avuto ancora risposte sul terreno delle politiche industriali per assicurare buona occupazione di qualità e investimenti in questo paese che possano farci stare nella conversione ecologica e digitale a testa alta e non in coda rispetto a tutti gli altri paesi europei. Il nostro territorio, ovviamente la segretaria con il commissario europeo, hanno scelto e proposto la compagnia portuale Civitavecchia proprio in virtù di ciò che rappresentiamo, perché ormai sappiamo che i portuali di Civitavecchia sono un vanto della città, sono comunque dal 1897 che esistiamo e loro sanno le battaglie che sono state fatte negli anni, nel tempo, soprattutto quasi esclusivamente per il lavoro, per il sociale, per i diritti. Si continua a parlare di lavoro, perché il lavoro comunque rimane
l'aspetto centrale, uno degli aspetti centrali delle politiche del Partito Democratico. Ovviamente il dibattito di stasera, approfittando della presenza della segretaria nazionale e del commissario europeo Nicola Schmit, si concentrerà su questioni di carattere prevalentemente generale. Noi coglieremo anche l'occasione però per sollevare una serie di questioni e di aspetti che riguardano la nostra città, per la questione soprattutto della transizione energetica, ma anche per il porto, che non dimentichiamolo, il porto della capitale è il primo porto del Mediterraneo per traffico passeggeri. E in occasione dello sciopero dei medici contro la manovra del governo Meloni che introduce la svendita della sanità pubblica, vogliamo riaffermare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari. A parlare il gruppo consigliare del Partito Democratico, che parla di turni massacranti e retribuzioni inadeguate per medici e infermieri. Ritenendo insufficienti le assunzioni autorizzate dalla Regione Lazio, spiegano dal PD, a fronte del fabbisogno presentato dall'ASL, con la nostra mozione abbiamo impegnato il sindaco, anche in qualità di presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL Roma 4, a chiedere al presidente della Regione Lazio un'autorizzazione tempestiva per l'assunzione del personale sanitario richiesto dall'azienda. Forza Italia vuole chiarire una volta per tutte che l'indirizzo politico, come pure la trattativa sui tavoli provinciali e regionali nei quali il centrodestra stabilirà chi sarà il candidato sindaco, non spetta al consigliere comunale. Lo afferma il coordinatore di Forza Italia a Civitavecchia, Roberto D'Ottavio, che si riferisce poi al consigliere Massimo Boschini. Boschini, spiega D'Ottavio, sa bene che gli era stata data precisa indicazione di non sottoscrivere documenti che riguardino modalità e nomi di chi sarà il candidato sindaco del centrodestra e di non poter firmare quel documento. Se si sta dentro un partito se ne rispettano le regole, per cui lo statuto, altrimenti si sceglie di far politica in una lista civica dove magari determinati obiettivi sono consentiti. E a distanza di un anno e due mesi dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'autorità portuale è arrivata l'aggiudicazione della gara per l'affidamento in gestione delle quattro banchine che costituiranno la nuova darsena traghetti. Secondo indiscrezioni la scelta sarebbe caduta sulla Logiport del gruppo Grimaldi, ma il lungo iter della gara e le tante contestazioni emerse nel corso delle singole riunioni di verifica lasciano il campo all'ipotesi di possibili ricorsi. Sentiamo. Sarà la Logiport del gruppo Grimaldi a gestire le banchine 27, 28, 29 e 30 con annessi piazzali del porto di Civitavecchia. Nel corso di una seduta pubblica si è conclusa a distanza di un anno e due mesi dall'inizio l'iter relativo alla gara per la concessione della nuova darsena traghetti. Un percorso amministrativo lunghissimo, iniziato il 4 ottobre dello scorso anno con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale di Molo Vespucci e caratterizzato da una serie di contestazioni mosse praticamente da tutti i concorrenti nel corso di ogni singola seduta, che fa supporre la possibilità di ulteriori strascichi con possibili ricorsi. Oltre alla Logiport avevano presentato le loro proposte la MSC tramite la consociata Grandi Navi Veloci e la Mobi appartenente al gruppo Livorno Terminal Marittimo. Tra i motivi che avevano destato maggiori perplessità e di cui si è maggiormente parlato nel corso dell'ultimo anno c'era quello riguardante la premialità pari a 10 punti sui 100 disponibili per la società che si fosse impegnata ad affidare a Port Mobility alcune delle attività connesse alla concessione. L'affidamento in concessione della darsena traghetti ha un ruolo fondamentale nel bilancio di previsione dell'autorità portuale relativo al prossimo anno e sul quale avremo modo di tornare con alcuni approfondimenti. È infatti previsto un introito di oltre 1,5 milioni di euro che dovrebbe in parte compensare i minori introiti che arriveranno dalla riduzione degli accosti delle carboniere destinate a fornire il COC alla centrale di Torre Valdalica Nord, che rappresentavano e rappresentano tuttora una delle maggiori entrate per l'ente. L'Authority deve quindi sperare che non vi siano ricorsi e stop alla procedura di affidamento, altrimenti verrebbe ad essere messo in discussione l'intero impianto della manovra economica per il prossimo anno. Ciò con particolare riguardo alle uscite che riguardano il personale, sulle quali oltretutto è in atto un autentico braccio di ferro tra il comitato di gestione e il presidente del collegio dei revisori.
Lucio Caracciolo, direttore di LIMS, e Mariangela Gualtieri per l'incanto fonico, per la poesia, sono i premi che saranno assegnati mercoledì 13 dicembre alle 18 al Teatro Traiano nella serata conclusiva della seconda edizione del premio Eugenio Scalfari, promosso dalle tre associazioni culturali cittadini Spazio Libero Blog, Bookface, Blue in the Face, e nato lo scorso anno dopo la scomparsa del grande giornalista che è nato a Civitavecchia nel 1924 e che dalla città ricevette in vita la cittadinanza onoraria e la Quercia d'Oro, il più alto riconoscimento. Oltre ai due riconoscimenti a Caracciolo e Gualtieri saranno diverse le menzioni speciali per il giornalismo agli inviati di guerra Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera e Stefania Battistini, inviata dal TG1. Per la poesia Gabriele Galloni, giovane poeta deceduto all'età di 25 anni, di cui Pino Quartullo leggerà alcuni versi. La serata, con ingresso gratuito, sarà condotta da Gino Saladini. E dopo settimane di trattative, l'ASL Roma 4 e le organizzazioni sindacali di categoria hanno siglato un accordo che è stato presentato ieri ai medici di medicina specialistica. Molteplici gli obiettivi: rivedere la programmazione sanitaria alla luce dello stato di salute della popolazione residente, migliorare l'integrazione tra professionisti dipendenti, medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali, favorire l'integrazione tra ospedale e territorio, migliorare l'accesso alle cure primarie anche attraverso criteri equitativi e soprattutto ridurre i tempi di attesa. Nello specifico, l'accordo introduce nuovi meccanismi per il governo delle liste d'attesa, consente una maggiore partecipazione degli specialisti agli obiettivi di performance aziendali, valorizza il ruolo dei responsabili di branca e interdisciplinari e consente di attivare e valorizzare progettualità strategiche. Ma sentiamo le interviste, vediamo. È stato presentato oggi l'accordo con i sindacali per i medici di medicina specialistica ambulatoriale. Quali saranno le prospettive? Questo è un accordo importante che contiene diversi elementi di innovazione e che pone le basi per il futuro sviluppo della specialistica ambulatoriale, che è una leva fondamentale per popolare nei prossimi 2-3 anni poi quelle che saranno le case di comunità. Siamo partiti dal cercare di ricomporre, diciamo così, le esigenze di salute della popolazione di questa azienda con quelle che erano le prestazioni specialistiche, e abbiamo voluto mettere in campo degli elementi di innovazione che possano consentire e favorire l'integrazione tra gli specialisti ambulatoriali e i medici dipendenti. Ci auguriamo che questi strumenti incentivanti possano aiutarci a ridurre le liste d'attesa. In secondo luogo, i cittadini troveranno nelle case della salute, nelle case della comunità, le branche di cui hanno più bisogno, e quindi abbiamo investito per esempio sulla diabetologia, sulla cardiologia, sulla pneumologia, eccetera. E poi stiamo costruendo delle reti che mettono insieme gli specialisti ambulatoriali con i nostri dipendenti per favorire proprio la creazione di reti di presa in carico dei cittadini, per esempio la cardiologia, ma poi tutta una serie di nodi sul territorio attraverso i quali il cittadino può essere preso in carico ed entrare all'interno della rete e trovare un percorso di presa in carico. Siamo molto orgogliosi di aver stipulato questo accordo con i sindacati della specialistica ambulatoriale, perché questo rappresenta un punto di svolta per questa azienda. Il nostro è un obiettivo di far integrare i medici specialisti con l'azienda e avvicinare quegli istituti contrattuali che appartengono alla dirigenza medica. È un accordo che ci consente di creare una sinergia tra specialisti ambulatoriali e azienda attraverso quegli istituti contrattuali che possono anche andare a favore dell'utenza attraverso il superamento delle liste di attesa, e tutti quegli istituti che in un certo modo possono creare le condizioni per uno sviluppo dell'assistenza territoriale in coerenza con gli obiettivi del DM77. Questo rappresenta
rappresenterà in un certo senso il volano per la sanità territoriale e puntiamo molto all'efficacia di questo accordo. L'accordo della specialistica è stato accolto da parte dei colleghi specialisti con grande entusiasmo, sia per i suoi contenuti ma perché rappresenta l'integrazione tra quello che è la dipendenza e la medicina specialistica territoriale. Inoltre anche all'interno moltissime opportunità di crescita e di sviluppo degli specialisti e soprattutto ha degli spunti per una migliore cura del paziente ed anche una grande soddisfazione per il lavoro che è stato portato e che viene portato avanti ogni giorno dallo specialista che lavora sul territorio. L'associazione Nati per Lottare Onlus ha donato un ecografo portatile all'Unione Ospedaliera Rianimazione dell'ASL Roma 4 che sarà utilizzato all'ospedale San Paolo, uno strumento importante, affermano dall'azienda sanitaria, che agevolerà i medici nell'assistenza ai degenti ricoverati negli altri reparti. E si è tenuto questa mattina il secondo incontro sul tema del bullismo e del cyberbullismo all'Istituto Stendhal. Nello specifico si è parlato dei rischi che si possono correre in rete e ad esporre il problema ai tanti studenti presenti è stato l'assistente capo coordinatore della Polizia Postale Emiliano Farascioni. Domani sempre sul tema è in programma l'incontro con le famiglie dei ragazzi. Ma sentiamo le interviste, vediamo. Siamo allo Stendhal perché si sta tenendo in questi minuti un altro incontro molto importante, vediamo i ragazzi partecipare attivamente, c'è Emiliano Farascioni che parla insomma di cyberbullismo, bullismo. Sì, esatto, è il secondo incontro di una serie di interventi che la scuola ha organizzato grazie alla professoressa Schioppa. Bullismo, cyberbullismo, ma oggi si è parlato molto anche di quelli che sono i rischi e le trappole della rete. Io ho notato tanta attenzione da parte dei ragazzi, il relatore ha saputo parlare con il loro linguaggio e mi auguro veramente che se anche soltanto uno di loro oggi se ne andrà da qua, no? Maggiormente consapevole di quelli che sono i rischi della rete, di internet, dei rischi che possono correre, diciamo così, i loro compagni di classe che devono essere aiutati, per noi sarà già un successo. Devo dire che l'assistente capo coordinatore della Polizia Postale di Roma è veramente magnifico, sa parlare con i ragazzi, ha empatia con loro. Anche in maniera ironica. Molto ironica, i ragazzi sono anche divertiti, cioè c'è una collaborazione già da anni, almeno una decina, che con l'assistente capo lavoriamo veramente bene. Domani pomeriggio ci sarà questo incontro con i genitori e più delle volte, ogni qualvolta che loro vengono, fanno tantissime domande e questo ci fa piacere perché il problema del cyberbullismo non è solo il ragazzo ma è anche la famiglia e quindi noi siamo a disposizione. È stato molto interessante anche perché questi incontri sono molto utili a sensibilizzare le persone perché non si parla, ultimamente non se ne parla più così tanto come se ne parlava negli altri anni. E anche in questi anni si stanno verificando anche molti casi di bullismo e molte persone non ne parlano. Emiliano Farascioni ha parlato di questo tema importante e attuale, le sono sembrati interessati i ragazzi e quanto è importante parlare a loro di questo tema? I ragazzi sono stati assolutamente partecipativi, è un problema che comunque li riguarda in prima persona. L'importanza di questi incontri è ovviamente rilevante proprio perché sono momenti di riflessione nei quali i ragazzi possono capire meglio qual è questo tipo di problematica all'interno delle loro dinamiche. Hanno fatto anche delle domande? Sì, sono molto curiosi anche in relazione all'aspetto tecnologico. Ovviamente ricordiamoci che parliamo soprattutto di cyberbullismo perché con l'avvento della rete internet queste problematiche hanno migrato nella piattaforma tecnologica. L'assessore alla cultura Simona Galizia con l'ufficio cultura rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi destinati ad attività e o iniziative specifiche in area culturale. A partire dall'11 dicembre fino al 26 gennaio 2024 associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati e persone fisiche presenti sul territorio comunale potranno presentare richiesta di contributo una tantum da destinarsi ad attività e o iniziative specifiche in area
area culturale. L'avviso disciplina le modalità di richiesta del contributo e di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione delle stesse, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la loro realizzazione. E da venerdì a domenica dalle 16 alle 20 il gruppo Donna Arte dell'Associazione Amici del Fondo Ranalli, in collaborazione con l'Associazione Archeologica Centuncelle e con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, darà vita a un evento prenatalizio con la mostra di artigianato al femminile, Il Magico Mondo del Natale. La manifestazione, inaugurata l'8 dicembre dalla Presidente dell'Associazione Maria Grazia Verzani, si terrà in piazza Leandra 5 e il traffico sarà interdetto ai mezzi a motore. Numerose le parti partecipanti, tra le quali un'orafa aretina e artigiane dell'argento dell'atelier Villa Stella di Santa Marinella e del laboratorio orafo TRA di Civitavecchia, creative dell'arte sartoriale e del costume teatrale, della ceramica, della resina, decorazioni, arte del riciclo, dipinti e ricamo artistico. È prevista anche la presenza come ospite straordinario di Babbo Natale, che raccoglierà le letterine dei bambini. 2.500 euro, questo l'ammontare del ricavato della serata concerto dei Ladri di Carrozzelle, lo comunica l'organizzazione dell'evento a valle dell'esibizione al Traiano dell'ensemble musicale formata da artisti con disabilità, esibizione che era mirata a reperire fondi per il centro di Pet Therapy, il Mondo di Gina di Montalto di Castro. Il direttore artistico Giulio Castello ha fatto pervenire i suoi ringraziamenti al sindaco Ernesto Tedesco, all'assessore Deborah Zacchei e al consigliere Massimo Boschini per la riuscita dell'operazione di solidarietà. E termina qui la prima parte del nostro TG, ma restate con noi perché a breve seguiranno le news di sport. Di nuovo insieme con il TG Sport, iniziamo dal calcio, arriva un'altra gara da dentro o fuori per il Civitavecchia, nerazzurri a pochi giorni dal fondamentale successo di campionato contro il Pomezia, saranno impegnati domani sul campo della W3 Maccarese, si gioca il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia d'Eccellenza con calcio d'inizio alle 18. In virtù del pareggio per 1-1 dell'andata sono leggermente favoriti i padroni di casa, per passare il turno l'11 di Scudieri dovrà vincere o pareggiare, ma segnando almeno due reti. Sentiamo le impressioni del nuovo acquisto Andrea Petrini, che pochi giorni fa all'esordio ha segnato la rete della vittoria contro il Pomezia. Vediamo. Andrea Petrini, gol subito appena sei entrato, poi vittoria insomma importantissima con il Pomezia, quindi possiamo dire che è andato tutto bene. È stato tutto perfetto, dai. Ho fatto gol, abbiamo vinto e niente, sono veramente contento. Come ti trovi in questo gruppo? Mi sono trovato subito bene con tutti i compagni, tutti bravi ragazzi, poi ho trovato un gruppo forte, veramente forte, il mister che mi conosce più o meno da quando sono piccolo e mi ha chiamato e sono venuto qui, ecco. Ci racconti un po' il tuo gol, perché ti sei inserito, nessuno ti ha seguito e poi hai colpito bene. Penso che è il primo gol che faccio di testa da quando gioco, forse dai pulcini proprio. E niente, no, sono andato incontro a Federico, gli ho chiesto la palla, non me l'ha data, ho detto aspetta, ho attaccato sto primo palo, sono stato diciamo fortunato, dai. Adesso c'è anche la gara di Coppa, insomma anche lì sì, speri sì. Magari di giocare dall'inizio? Sì, sì, guarda, ho parlato pure col mister nella partita, comunque vengo da un stato di forma, magari sto un po' indietro rispetto agli altri, quindi se il mister pensa che sto pronto dall'inizio io gioco, se no spero che gli entro e gli faccio gol, quindi come deciderà lui, ecco. Il quartiere Campooro porta via tre punti sporchi e cattivi nel match valevole per il campionato di terza categoria. Il gruppo di Fabio Secondino ha violato per 1-0 il campo del Viterbo a sbloccare un match molto complicato per via di una situazione atmosferica molto negativa e di un campo in condizioni pessime. È stato Giglio che si è inventato il gol della vittoria al 35esimo del primo tempo. Due traverse colpite da Baroncini, tra cui un calcio di rigore che è stato sbagliato. Con questo successo il quartiere Campooro mantiene la leadership con un punto di vantaggio sul Tolfa. Pugilato, fantastico match di Emiliano Marsili contro Gavin Gain, sta continuando a far
parlare praticamente tutti, anche chi solitamente non si interessa di pugilato, e in queste ore sono intervenuti anche alcuni personaggi importanti del mondo della box italiana che hanno voluto commentare la commovente prova del Tizzo. Marsilio è stato un guerriero indomito, afferma il presidente della Feder Pugilato Flavio D'Ambrosi. A 47 anni Emiliano ha dimostrato ancora una volta di saper ruggire da leone anche nei momenti più difficili del match. Il vero vincitore è Emiliano e tutto il movimento pugilistico italiano, che ormai sta riconquistando il cuore e l'anima degli amanti della nobile arte. Ma Marsili ha fatto parlare di sé anche un suo affermato collega. Emiliano mi ha emozionato, spiega Alessandro Duran, più volte campione mondiale ed europeo. Mi ha regalato sensazioni che da anni non sentivo. Hai dimostrato cosa voglia dire essere campione e uomo, hai dato lezioni di box a un avversario più giovane, più alto, ma soprattutto hai dato una lezione di vita a chi era davanti al teleschermo. E passiamo alla ginnastica artistica. Nuovi successi per il settore femminile della SGIN, che si è recato a Cuneo per gli italiani di categoria. Iuli Marrano ha ottenuto il titolo di campionessa italiana per la categoria Junior 3 e nel corpo libero. La splendida spedizione della ginnasta appartenente all'Accademia di Brescia è stata completata dall'argento, vinto dal volteggio. Vice campionessa tricolore anche Naomi Pazzon a trave, bronzo per Nimoy Fiaschetti a paralleli nella categoria junior. Hanno preso parte a questa gara di valore anche Giulia Romagnoli, Emma Gubbiotti, Sofia Brocchi, Diana Donos, Aurora Passagno e Sara Stagni. Ok, quarta sconfitta in 5 partite per gli Snipers Tecnoalt nel campionato di Serie B. A Forlì nerazzurri hanno ceduto per 2-1 contro i Warpig, che avevano già espugnato il Pala Mercuri. Partita vibrante negli ultimi 2 minuti del primo tempo, con i romagnoli che passano in vantaggio e subito dopo De Fazzi riporta all'ordine. Ma dopo 6 minuti della ripresa arriva il gol vittoria dei padroni di casa, con la squadra di Martina Gavazzi che ci prova anche inserendo il portiere di movimento, ma senza successo. Ora la classifica vede gli Snipers Tecnoalt sempre penultimi con 3 punti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e ovviamente di programmi.